Ciao ragazze, come state? Spero benone. Oggi vi praticamente spiego, tra virgolette, vi illustro come va messa una maschera, una crema sul viso, che tipo di massaggio dobbiamo fare per, più che maschera, proprio crema, però ci sono delle maschere che prima di essere lasciate su vanno massaggiate un po', quindi vi illustro un pochino come devono essere i massaggi per maschere e creme ad utilizzo viso. Questo video lo dedico in risposta soprattutto a Cinzia Savona, che vi invito a seguire, che mi ha lasciato appunto questo input, questa domanda su appunto la potenzialità, diciamo, dei massaggi, quindi illustrare in che modo mettere una maschera, una crema sul viso. Quindi, ciao Cinzia, rispondo in primis a te e poi a tutte. E vi invito, ripeto, a seguire il suo canale. Io lo sto seguendo tantissimo, soprattutto mi piacciono le video ricette, mi piacciono le recensioni nelle video ricette, mi sta insegnando molto questo rimanga tra noi. E mi piacciono tantissimo tutti gli input e le informazioni che dà, le info che dà appunto su il discorso, oltre che a livello nutrizionale, proprio a livello di esercizio fisico mirato. Io non vi nascondo che sto seguendo praticamente delle indicazioni. Io non ho il sedere sformato, quello assolutamente no, però mi piacerebbe mantenerlo come ce l'ho e mi piacerebbe addirittura che venisse un po' più in fuori, no? Sto seguendo degli esercizi specifici che mi ha indicato Cinzia e devo dirvi che oltre al piacere di farli, veramente, li sto facendo tutti i giorni, nel senso sto seguendo un certo tipo di discorso a livello di esercizio fisico mirato. Oltre a farlo tutti i giorni e mi dà piacere perché riscontro, vabbè, anche un po' di dolore a livello muscolare, ma mi sembra veramente, sento, non mi sembra che il mio corpo sta reagendo, il mio muscolo sta reagendo. Vi invito a seguirla perché dà dei consigli veramente utili. Io ne sono, in questo momento ne sono alla prova perché sto proprio seguendo una sua tabella di marcia che mi ha indicato al fine di mantenere il sedere che ho e anche magari un pochino potenziarlo dal punto di vista muscolare, perché ricordatevi che la forza di gravità è tremenda, la odiamo tutti. Quindi, grazie Cinzia, seguite Cinzia Savona. Allora, come fare i massaggi a proposito di forza di gravità, il cedimento, no? Facciale. Se che facciamo una maschera, per esempio quella con la banana, no? Della quale vi ho già parlato. Prendo quella come esempio, che poi diventa proprio una maschera perché noi la massaggiamo su ma la lasciamo su per agire. Sia che utilizziamo una crema, sia che usiamo un olio di cocco o d'argan, oppure un qualsiasi altro tipo di crema che appunto poi dobbiamo lasciare sul viso, che tipo di massaggi facciamo? Allora, i massaggi che facciamo all'inizio sono circolari sulla fronte, qui intorno agli occhi, circolari, e poi in tutto il viso, circolari, tranquilli. Dopodiché incominciamo ad aprire le mani e a spingere verso l'alto, dal mento a su. In questo modo portiamo su tutta, diciamo, la fiancata. Io adesso parlo con termini molto easy perché non voglio farmi capire. Da sotto, prendiamo qua e solleviamo il viso. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poi ci concentriamo sull'aspetto sotto gli occhi. Picchiettiamo. Qui va picchiettato perché attiviamo la microcircolazione e prepariamo la parte che è molto delicata ad assorbire i principi attivi di quello che le stiamo mettendo su. Ok? Qua va picchiettato. Poi sempre con moltissima, moltissima delicatezza verso l'alto, verso le tempie, però molto delicato qua, perché questa è una pelle molto sensibile. Poi sistemi rotatori con l'indice col polpastrello. E quando si passa sopra, ops, sempre tirare su, poi massaggio alle tempie, massaggio qui in mezzo perché mi carico, si forma il codice a barre, quindi massaggio delicato verso l'alto, e poi, ops, ops, come se dovessimo spianare, 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 spianare. E in ultimo ancora un massaggio risollevante. Ok? Questo per far penetrare la crema e per stendere bene una maschera. Nel caso della maschera, dopo aver fatto questo massaggio, prendiamo ancora un po' di contenuto e lo rimettiamo su, magari facendo così. Ok? Su tutto il viso, in modo che rimane.
Massaggio del collo. Allora, è vero che incominciamo così, dall'alto verso il basso, per affinarlo. Questo è perfetto per combattere il doppiamento. Dopodiché, a un certo punto, facciamo dal basso verso l'alto. Non lo fa nessuno. Invece serve perché anche in questo caso la pelle va tirata su, sollevata. Ok? Ovviamente vi dico, i massaggi continuano dal basso verso l'alto, anche sul décolleté. Se stiamo massaggiando il seno, rotatori, e sempre dal basso, perdono, verso l'alto. Questi sono i massaggi, semplicemente questo. L'unica cosa che vi dico di fare veramente attenzione è sotto occhi. Qui bisogna picchiettare e quando passate il polpastrello e andate verso le tempie, siate molto delicati, perché è una zona molto delicata. Si possono spaccare i capillari molto facilmente qua sotto, perché la sentite che è una pelle molto fine. È per questo che poi si formano anche le zampe di gallina, sono le prime rughe che si vengono a formare, perché è uno strato molto delicato come pelle. Quindi bisogna essere delicati, non dico violenti assolutamente mai, ma un po' meno delicati quando si tira su questa parte, perché il cedimento avviene più delle volte qua, capito? Quindi dovete praticamente ridisegnare quella che facciamo col contouring, che è praticamente il posizionamento delle guance alte. Quindi sollevare, sollevare. Questo è il metodo con il quale io metto creme, dispongo appunto maschere, con la differenza che dopo la crema è tutto ok, al massimo prendo una salvietta pulita e mi tampono per togliere l'eccesso crema, olio, olio di cocco, olio di argan, quello che volete. Nel caso in cui invece sto mettendo una maschera, dopo aver fatto questo massaggio, prendo ancora un pochino di sostanza della maschera e la picchietto per lasciarla sul viso, su tutto il viso. Questo è quanto, il modo in cui bisogna massaggiare comunque le sostanze naturali o non, se voi non volete usare sostanze naturali, sulla vostra pelle, sulla pelle del viso. Ricordatevi che i massaggi dal basso verso l'alto sono fondamentali, perché quello che dobbiamo fare noi, sia nel caso di corpo, ciccia, rilassamento cutaneo, cosce, gambe, pancia e viso, perché anche il viso si rilassa, la pelle del viso, è dal basso verso l'alto. Noi contrastiamo la forza di gravità e il cedimento, che è sì muscolare. In un altro video, magari più avanti, parleremo anche degli esercizi facciali che possono aiutarci a mantenere sodo anche proprio la muscolatura del viso, e comunque per contrastare gli anni che passano, perché è normale che la pelle ceda, non vi sta succedendo niente di anomalo, non è che oddio, oddio, è una cosa normalissima. Cioè, chi ha la fortuna di invecchiare, è brutto dirlo, ma vuol dire che si è vivi, che non si muore da giovani. Si può contrastare, si può rallentare, si può affiancare in modo tale da che il passare degli anni non ci faccia diventare quello che non siamo. Se siamo comunque persone che ci prendiamo cura di noi e che quindi possiamo tranquillamente continuare a prenderci cura di noi anche se gli anni avanzano, anzi soprattutto quando gli anni avanzano, possiamo essere una bellissima donna di 40 anni, di 50, di 60, tante volte vedi delle belle donne di 70 anni e dici però c'ha una pelle, c'ha un fisico, c'ha un viso, ha dei lineamenti che per avere 70 anni si vede che doveva essere, che è una bella donna. Se a 70 anni volete sembrare come una ventenne, andate da un buon chirurgo plastico e ci penserà lui. Niente, io non ho niente contro la chirurgia, infatti dico sempre, nella mia vita non si sa mai, magari quando arriverò a una certa età, dai prodotti naturali, me ne sbatterò e dirò, chirurgo, fammi come Pamela Anderson. Magari lo faccio, a una certa età lo faccio. Quindi non ho assolutamente nulla contro quel tipo di discorso di intervento, diciamo che una persona è libera di scegliere. Per il momento mi affido ai miei metodi, non solo naturali, nel senso che anch'io compro comunque creme o comunque degli oli in farmacia, in parafarmacia, in profumeria, li compro anch'io, quelli che non sono naturali. Sto sempre attenta a quello che c'è scritto negli INCI e affianco il tutto con quello che sono i prodotti invece che posso creare io a casa, che sono altrettanto buoni e mi fanno anche risparmiare un pochino, perché anche questo conta tanto nella mia vita, almeno io ho bisogno comunque, non nascondo, di tirare un po' la corda, quindi per quello che riguarda le spese, e quindi farlo non credo sia cioè poter avere degli ottimi risultati, potendo anche risparmiare, mi fa bene alla pelle, al corpo, al fisico, alla salute, all'estetica e anche al portafoglio, quindi ne sono molto contenta. Un
bacione grande e grazie per esserci. Ciao Cinzia, seguite Cinzia Savona.